È circa un mese e mezzo che sono in fissa totale con un esercizio. Sto rompendo le scatole a tutti, lo sto facendo io, lo sto facendo fare a tutti i miei allievi. Quindi oggi voglio rompere le scatole anche a voi. Per me questo è l'esercizio dell'anno. Detto questo, andiamo subito a provarlo, ma prima vi voglio dire due cose. Cioè di iscrivervi al canale, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché così supportate il canale, perché così cresciamo, perché così ci sono sempre più contenuti di qualità e perché così capisco che le cose che vi sto portando sul canale vi piacciono. E in più ricordatevi di cliccare sulla campanellina se volete sempre essere aggiornati sui miei video, così non dovete stare a sbattervi ad andare sul canale e vedere se è uscito un mio nuovo video, ma YouTube vi dice direttamente con una notifica quando escono i miei video. Questa era la seconda. E la terza invece riguarda proprio voi, cioè questo esercizio è un esercizio, come vedrete, che può essere fatto in mille modi diversi, forse anche più di mille. Quindi la cosa che mi piacerebbe sarebbe questa: potremmo farlo ad esempio su Instagram. Facciamolo su Instagram. Createvi un vostro esercizio, ovviamente non potete ancora sapere cos'è, dopo ve lo faccio vedere, ma createvi un vostro esercizio e provate a farlo su Instagram scrivendo l'hashtag l'esercizio dell'anno. Mi raccomando, l'esercizio senza apostrofo, perché gli hashtag non vogliono apostrofi, trattini, punti, eccetera. Dopo vi spiego come funziona, guardate il video fino alla fine, se no non potete capire come funziona. È un'orchestrazione molto bella, secondo me, dei paradiddle. E la prima cosa da fare è però sapere i paradiddle. Quindi cosa ci servono? Ci servono quattro tipi di paradiddle. Paradiddle 1, 2, 3, 4. Non vi preoccupate però, perché ve li faccio vedere subito e ve li scrivo nel PDF che trovate qui sotto in descrizione. Comunque partiamo dal paradiddle 1. Poi paradiddle numero 2, cioè con l'accento sul 2, paradiddle 3 e paradiddle 4. Dopo aver fatto questi paradiddle e dopo esserceli studiati a memoria, dai ragazzi, studiatevi a memoria questi quattro paradiddle, così poi siete a posto. Andiamo a mischiarli, cioè prima prendiamo una battuta da quattro quarti, e cioè una battuta da quattro quarti sappiamo che è composta da 16 sedicesimi. Un paradiddle è composto da quanti sedicesimi? Perché adesso stiamo suonando i sedicesimi. 4 sedicesimi, perché è destra, sinistra, destra, destra. Poi al contrario, sinistra, destra, sinistra, sinistra, ma il paradiddle è comunque uno solo, poi l'altro è il paradiddle invertito, quindi è composto da 4 colpi. In una battuta da 16 sedicesimi ci saranno 4 paradiddle, quindi un paradiddle normale, un paradiddle invertito, un paradiddle normale, un paradiddle invertito. Adesso la prima cosa che facciamo è andare a mischiare i paradiddle. Cosa vuol dire? Vuol dire che andremo a mischiare i vari paradiddle che vi ho fatto vedere adesso. Dato che abbiamo detto che abbiamo la possibilità di fare 4 paradiddle in una battuta da 4 quarti, possiamo decidere ad esempio di fare paradiddle 1, paradiddle 1 invertito ovviamente, paradiddle 2 e paradiddle invertito. Oppure se ad esempio ho paradiddle 3 e paradiddle 4, posso fare due volte il paradiddle 3 e due volte il paradiddle 4. Ovviamente sempre normale invertito, normale invertito. Adesso però le abbiamo sempre fatte su rullante, ma in realtà queste cose si possono orchestrare in maniera diversa. Orchestrare vi ricordo che significa fare un esercizio ma portarlo sul set, per non farlo rimanere un esercizio ma per farlo diventare qualcosa di più interessante. Quindi per semplicità prendiamo la prima miscela di paradiddle che abbiamo fatto, cioè paradiddle 1 per due volte, cioè normale invertito, e poi paradiddle 2 normale e invertito. La prima orchestrazione sarà tipo groove, cioè mano destra sul charleston, mano sinistra, cioè mano debole, sul rullante. Suoniamo il paradiddle come scritto, quindi con accenti e ghost su charleston e rullante, senza mai spostare le mani, ma tenendo sempre la destra sul charleston, la sinistra sul rullante. Ricordatevi solamente di mettere anche una cassa nel momento in cui abbiamo degli accenti con la nostra mano forte, cioè degli accenti sul charleston. Ora, secondo tipo di orchestrazione, stessa roba che abbiamo fatto adesso, ma semplicemente la nostra mano destra, anziché suonare sul charleston, andrà a suonare sul ride. Stessa identica roba.
Poi penultima orchestrazione, cioè la numero 3, poi arriviamo a quella definitiva che mi piace un sacco. Facciamo una piccola modifica, rimaniamo sempre su ride, ma stavolta gli accenti, anziché suonarli normali come li abbiamo fatti adesso, andiamo a suonarli con la campana, mentre le ghost le suoniamo sempre su ride normale. Ricordatevi sempre, insieme alla campana, di mettere la cassa. Arriviamo all'esercizio finale, cioè praticamente la cosa da fare adesso è questa. Teniamo il groove sempre uguale come l'abbiamo fatto adesso, ma modifichiamo una cosa sola, cioè la nostra mano sinistra adesso suona sempre sul rullante, sia gli accenti sia le ghost. Adesso facciamogli suonare gli accenti sul rullante, di rimshot, non di rimshot, come volete, e le ghost sul charleston. Quindi ricapitoliamo, la mano forte, cioè la mia mano destra, suona gli accenti sulla campana e i colpi normali sul ride normalmente, mentre la mano sinistra, cioè la mia mano debole, suona gli accenti sul rullante e le ghost sul charleston chiuso. Facciamolo prima normale come velocità, poi un pochettino più speedy. La figata è che questo esercizio può essere qualsiasi cosa, può essere un fill, può essere un groove, può essere veramente messo ovunque e in qualsiasi genere. Adesso la stessa cosa la potete fare anche cambiando i paradiddle. L'ultima cosa che possiamo fare, è veramente l'ultima, questa, ma è quella un po' più difficile, è quella di non tenere solo due paradiddle nella battuta, cioè non fare ad esempio paradiddle 1, poi ripetere il paradiddle 1, paradiddle 2, poi ripetere il paradiddle 2, ma fare quattro paradiddle diversi o comunque fare paradiddle a caso all'interno della battuta. Quindi decidete a caso dei numeri di paradiddle, sorteggiateli, oppure che ne so, mamma, mi dici quattro numeri da 1 a 4? 4, 1, 2, 3. Ok, perfetto, grazie, ciao. Ricordatevi sempre, ve l'ho già detto mille volte, ma ricordatevelo lo stesso, che i paradiddle la prima volta sono normali, la seconda invertiti. Quindi se io i primi due paradiddle che devo fare sono un paradiddle 4 e un paradiddle 1, il paradiddle 4 sarà partendo con la mano forte, il paradiddle 1 sarà partendo con la mano debole. Una volta i paradiddle partono con la mano forte, una volta i paradiddle partono con la mano debole. Adesso, con questo, tutte attaccate, vi faccio le varie possibilità che abbiamo visto, cioè i vari tipi di orchestrazione, e poi vi faccio anche l'ultima, quella che mi piace un sacco, che è quella un pochettino più difficile. Quindi l'idea è proprio questa qua. Poi non è che dobbiate per forza fare tutti e quattro i paradiddle all'interno della battuta, potete fare anche ad esempio paradiddle 3, paradiddle 1, paradiddle 3, paradiddle 4, potete fare quello che volete. Ma se vi va, ovviamente cercatevi alcuni numeri che vi piacciono, un'orchestrazione di queste che vi ho fatto vedere oggi, se volete fare l'ultima ancora meglio, ma se volete farne anche altre va bene lo stesso, e postate il vostro video su Instagram. Ovviamente se lo postate taggatemi e mi raccomando l'hashtag l'esercizio dell'anno.
Fatemi sapere qui sotto anche nei commenti cosa ne pensate voi, mi raccomando. Io vi ricordo, ragazzi, qui sotto che c'è il PDF, vi ho scritto tutto nel PDF. Il PDF di oggi è abbastanza lungo perché vi ho scritto un sacco di cose, vi ho scritto tutto quello che ho suonato, tutti i tipi di orchestrazioni, tutti i tipi di paradiddle, eccetera. Scaricatelo qui sotto, mi raccomando. Io oltre questo vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, ragazzi, supportatemi e supportate il canale così cresciamo sempre di più. Mettete un mi piace qui sotto, vi ricordo anche di seguirmi sui miei social Instagram e Facebook e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, iscrivetevi, ciao.